115, forse è un po' più grande. Ma lei mi può fare un preventivo? Sì, o anche fare il finanziamento. Scusi, il tasso quant'è? Perché se il tasso faccio fatica a calcolarlo. E no, voglio sapere quanto mi costa, perché a quel punto magari riduco il numero delle rate, cioè faccio appunto 12 mesi o 24 invece di fare giustamente 48. Allora, se so quanto costa, cioè esatto. Qua, sempre 515 lo divide per, facciamo 24 rate. Quindi sono 24 rate da 65 e 63. E il tasso non me lo scrive qua? Non lo so. Ah, no, me l'ha detto. Avrei bisogno di una di nozioni di matematica finanziaria per dirle quanto è il tasso. La matematica finanziaria è un po' diversa da quella normale e ha dei calcoli che sono un po' più precisi. Quindi io le potrei dire così, in maniera molto semplice, quant'è, ma non sarebbe corretto e quindi preferisco non dire. Quando poi ci sarà il finanziamento, mi viene il calcolo preciso del taglio. Perché adesso non le viene. Adesso no, perché non posso fare un preventivo del finanziamento. Ma quindi scusi, poi il finanziamento lo attivo qua direttamente? Sì. Quindi il calcolo del TAEG, che poi è il vero costo del prestito comprensivo di tutte le spese, ce lo farà sempre lui? E per magia ci riuscirà poi al momento di attivare il finanziamento nonostante i complicati calcoli della matematica finanziaria? E intanto abbiamo portato a casa solo un foglietto slittamano senza TAEG. Il nostro giro per negozi con la camera nascosta a Milano ha confermato quello che è avvenuto nel 94% dei 162 negozi che abbiamo visitato nella nostra inchiesta in 8 città, dove le informazioni sui costi del prestito ci sono state date a voce oppure sono state malamente scritte su foglietti volanti. Solo in 9 negozi ci hanno consegnato l'informativa precontrattuale prevista dalla legge, che riporta costi e condizioni del prestito e che ci permette di fare una scelta consapevole. Chiedermi anche se si può pagare a rate. Certo, basta avere la carta d'identità, la tessera sanitaria. €1.200 il tasso zero, paga solo in più l'assicurazione, che puoi spiegare che cos'è proprio della finanziaria, che sono circa 3 euro al mese. È obbligatoria? E della finanziaria, per il tasso zero sì, non so che cos'è, forse l'assicurazione, nel senso se lei non paga. Può avere un preventivo delle rate? Allora, bisogna semplicemente dividere l'importo aggiungendo 50-60 euro e dividendolo per 10 per 20. Ho bisogno di qualcosa di più. Scrivo la scheda del frigo e scriviamo tutto lì, va bene, a penna. Il finanziamento è un elemento che condiziona la scelta d'acquisto. Per questo non possiamo fidarci dei calcoli fatti a mano dal commesso sul foglietto volante o del tasso zero strillato dai volantini o detto a voce. Bisogna avere in mano un vero preventivo per valutare se quella rata è sostenibile per il bilancio familiare. Anche quando a voce ci dicono tasso zero, bisogna capire se si riferiscono al TAEG, che è il costo complessivo del prestito che include anche le spese oltre agli interessi, oppure al TAN, che invece non le include. Può pagare a rate? Eventualmente. Sì, può mettere anche il tasso zero. Ah, 10-20. Può mettere anche dentro la consegna, se vuole fare un'ulteriore garanzia può spalmare tutto in 20 rate e non se ne accorge neanche. Non può scrivermelo da qualche parte, fammi un preventivo, perché mi sono... Il preventivo si fa giù, se lo fanno giù. Perché se sono arrabbiati l'altra la volta che ballavano 5 euro, il cliente si è arrabbiato, ha lanciato tutto per terra. Chiaccia. Grazie. Allora, preventivo è di €1.468,99 in... Finalmente! Qui ci consegnano l'informativa precontrattuale prevista dalla legge. Una mosca bianca che dimostra però come la trasparenza sia una scelta percorribile. La responsabilità però non è degli addetti alla vendita, ma delle finanziarie, che non danno un'adeguata formazione a chi nei negozi deve informare sul finanziamento e fare il preventivo. Quindi, se volete cogliere l'opportunità di pagare a rate, prima di sottoscrivere il contratto di finanziamento, chiedete sempre l'informativa precontrattuale.
Potete poi anche verificare il TAEG con il nostro servizio www.altroconsumo.it/calcola il TAEG.